Allora, vabbè, come mi chiamo? Sapete, insegna Pharma, l'indicazione di quella cosa in basso a sinistra, sul lab, è una cosa aggiuntiva, nel senso che a Pharma è stato istituito ormai da qualche anno un laboratorio di ricerca sulla storia dell'alimentazione, quindi insomma diciamo, c'è un piccolo gruppo di storici particolari, non soltanto, che da qualche anno si va occupando di storia dell'alimentazione, di food history. Questa sera ho proprio diverse cose che vorrei presentarvi nel tempo in cui stiamo insieme. La prima riguarda evidentemente un tema che farà parte dell'expo, fa parte dei nostri stili di consumo quotidiani, eccetera, e parte chiaramente da una provocazione, cioè dire la tradizione, la tipicità dei prodotti esiste oppure no. La mia provocazione iniziale è che evidentemente la tipicità è una invenzione, è un montaggio, è qualcosa che assolutamente non ha nulla di concreto, nulla a che vedere evidentemente con, come dire, ciò che noi intenderemo, intendiamo con, letteralmente con tipicità. Cioè per tipicità, chiaramente le terminologie e le definizioni possono essere molteplici, però di norma intendiamo un prodotto, in questo caso un prodotto alimentare, che ha a che vedere con il territorio, che è radicato in questo territorio, che qua è prodotto da decenni, secoli, che è integrato strettamente con le abitudini di consumo che qui abita, che è strettamente soprattutto intrecciato e legato alle vocazioni produttive di questo territorio. Se un formaggio è tipico del Lodigiano, perché lì storicamente c'erano le mucche, le vacche, i bergamini, i pastori, e quindi quella cosa lì appunto è tipica di, quella, di quell'area. Questa cosa qua non esiste. E da questo assunto un po' diciamo così provocatorio vorrei partire per fare alcune riflessioni che riguardano in generale la tipicità. In generale i prodotti tipici e come essi sono utilizzati in molti casi come driver promozionale di campagne pubblicitarie, fanno parte del nostro immaginario quotidiano di consumatori, ma che in realtà appunto noi siamo diventati abilissimi consumatori di prodotti industriali, magari di buona qualità, mascherati, no, dai prodotti tipici. Poi dopo capiamo bene che cosa intendiamo con questo. Tutto ciò evidentemente sta dentro anche a ciò che poi sarà qui a poche settimane, forse se parte l'Expo, cioè dentro all'Expo in realtà il tema originario è relativo al cibo, ma avrebbe dovuto essere relativo a un'altra cosa, cioè come attraverso le carenze di cibo, come risolvere le carenze di alimentazione a livello planetario, a livello globale, e quindi come affrontare il tema della mancanza di autosufficienza alimentare in due terzi, tre quarti, due terzi del pianeta. In realtà si parlerà di quant'altro, non so qua a Milano, ci verrò sicuramente, so quello che stiamo facendo in Emilia. E ovviamente in Emilia i produttori di salami, di prosciutti, di formaggi stanno cercando di sfruttare l'Expo per portare a Parma, a Modena, a Reggio Emilia, a Bologna, eccetera, e i cinesi, i giapponesi, i russi, comunque coloro che hanno potere d'acquisto per far consumare un po' di prodotti tipici. Quindi anche lì driver per vedere. Anche lì è una finzione, cioè è una grande filiera a Disneyland, e la Disneyland è una città. Perché verranno raccontate, anche io lo farò perché mi hanno coinvolto a fare una serie di conferenze, di bar, cioè in cui noi racconteremo ai potenziali clienti di questa tipicità delle balle, delle storie, okay? Per convincerli, no, che quel pezzo di parmigiano reggiano che stanno mangiando è esattamente come si faceva nel passato, come boccaccio appunto quello scrivono sulle carte. Non è così. Ma l'importante appunto è che si soddisfi in questo modo però il desiderio di distinzione, il desiderio di esclusività che il consumatore straniero viene appunto ad esercitare proprio denaro fresco appunto in Italia. La tipicità. Dunque, il primo passaggio, non ho le competenze per farlo ma ci provo lo stesso, allora, il primo passaggio è perché noi siamo attratti da un prodotto. Perché di fronte a una scelta anche complessa fra 2, 3, 5 prodotti, normalmente se abbiamo disponibilità di denaro, quindi possiamo permetterci di spendere qualche soldo in più, scegliamo un prodotto tipico. Perché? Invitiamo a cena gli amici
e gli offriamo questo balsamico tradizionale. Perché? Perché probabilmente appartiene a una sfera evidentemente che va oltre la razionalità del consumo. Perché se noi ci mettessimo da, come dire, consumatori accorti a guardare le etichette, il peso, il prezzo, la qualità, verificheremo che non ne vale la pena in molti casi, in molti casi non ne vale la pena, perché lo stesso prodotto di qualità equivalente, di gusto identico, lo trovi a un prezzo inferiore, però non lo compriamo lo stesso. Qua scatta evidentemente tutta la parte di neuroscienza legata appunto alla neuroeconomia, insomma, cioè del perché noi siamo consumatori compulsivi irrazionali, e quindi 80% dei nostri consumi sono fatti su base irrazionale, anzi direi di più, razionalmente irrazionale, perché noi sappiamo che stiamo consumando un prodotto che appunto ha un rapporto qualità-prezzo che non è conveniente, però è molto, dire, attraente, accattivante acquistarlo e offrirlo. Da questo punto di vista ovviamente allora il problema qual è? Che noi soddisfacciamo la nostra, il nostro desiderio di distinzione prima ancora che con il gusto, con l'atto dell'acquisto, del possesso e dell'offerta ai nostri ospiti. Da questo punto di vista il prototipico funziona benissimo. Funziona benissimo perché intercetta evidentemente un desiderio. C'è un filone di storia dell'impresa che ha studiato per esempio come nell'Ottocento inglese alcuni produttori di tappezzerie, di oggetti per la casa, utilizzavano appunto il tema del Medioevo italiano, del Rinascimento italiano, per vendere capi da apparati, riuscendo evidentemente a spuntare il vantaggio competitivo sui concorrenti, non per la qualità della carta, ma perché erano rappresentati appunto dei temi, diciamo così, artistici appunto del Made in Italy, del nascente Made in Italy, che richiama la classicità, eccetera, eccetera. E la stessa cosa funziona per il salame di Felino, per il prosciutto di Parma, per il parmigiano reggiano, poco importa se quando andate dal salumiere il prosciutto di Parma che comprate viene dalla Croazia, dalla Slovenia, piuttosto che dall'Ungheria, che a Parma c'è stato solamente un mese o due per, diciamo così, acclimatarsi o ossigenarsi. Poi il maiale e la coscia del maiale, la lavorazione primaria è stata fatta da un'altra parte d'Europa, non meglio definita. Tutto ciò evidentemente però a noi non interessa, a noi interessa mettere in tavola il prosciutto di Parma. Da questo punto di vista allora il tipico diventa un potentissimo driver di competizione sui mercati. L'altro giorno seguivo, ero a Parma, stavo seguendo la lunghissima giornata di tesi, tra cui appunto stavo seguendo una mia, di un mio laureando che ha studiato la tipicità nella grande distribuzione organizzata. Ora, se lo avete presente, Coop ha fatto la propria linea, fiore, Coop ha fatto la propria linea, sapete, Vittorio. Nata quasi come scommessa, è arrivata adesso a significare per Coop l'8% del fatturato nazionale, per Coop il 9%, parliamo di numeri molto significativi in crescita nonostante la crisi economica e quindi il calo dei consumi. In crescita con prodotti che costano più degli altri, quindi vuol dire che esiste un segmento di popolazione disponibile a pagare il 30% in più lo stesso prodotto anche in una fase di complessiva contrazione dei consumi. Deve far pensare tanto questa cosa, tanto più se voi andate a spacchettare i vari prodotti produttori, andate a guardare, se non faccio nome, però se vi piace la pasta Liguori compratevi la pasta Liguori di Gragnano e non la pasta Coppa, visto che è la stessa pasta e costa molto meno. Quindi sono produttori industriali che producono per il per i marchi tipici. Di tipico c'è solamente il packaging. È un'operazione geniale che sta riuscendo, evidentemente uno degli altri termini dell'Expo, cioè Italy, di riuscire a imporre un gusto, un buon gusto, di buona qualità industriale, raccontandocelo e vendendocelo come prodotto tipico. Il tipico anche lì non c'è praticamente. Ok, smontato diciamo così il mito della tipicità, però dobbiamo anche dire che allora diciamo così, lo strumento del tipico non è che nasca oggi,
oggi ha assunto un rilievo importante, ma i concetti di reputazione territoriale, reputazione del prodotto, abbinamento, sovrapposizione, quindi fra un prodotto e un territorio, è un fenomeno che esiste fin da quando siamo notizie dei mercati, fin dal 300, fin dal 400, noi abbiamo l'apparire di prodotti tipici, poi Fiat chiaramente, però che a Milano si facessero le migliori armature di tutta Europa era abbastanza cosa nota, e i mercanti che andavano in giro per l'Europa a vendere armature, spadoni di Milano, dicevano queste qua sono fatte a Milano come simbolo di reputazione. Erano ancora evidentemente prime balbuzie, insomma, di un prototipo, però appunto, il parmigiano reggiano, il grana parmigiano è noto fin dal 300-400, era come il complemento di un regalo di nozze, era inviato appunto sulle tavole delle corti più prestigiose europee, già col toponimo Parma. La mortadella di Bologna, nel 500, viaggia per l'Europa. Quindi insomma, poi chiaramente i prodotti tipici alimentari sono un numero minore per un motivo semplice: sono difficilmente conservabili in assenza di catena del freddo. Quindi è più facile trovare in questa epoca preindustriale la tipicità dei prodotti tessili, perché chiaramente non sono usurabili. La seta di Bologna per 4-5 secoli è il top della raffinatezza di Europa, che sarebbe i battesimi, i matrimoni, il funerale, quindi diventa un oggetto di distinzione e si estingue, comunque va molto a decrescere il compatto seta a Bologna a favore di quello di Lione, di Parigi, eccetera, quando cambia la moda, quando appunto le dame, le damigelle, le principesse non lo sono più, se la vede il velo di seta di Bologna, la cominciano a preferire quello di Lione. Quindi il cambiamento della moda comporta evidentemente il riposizionamento di un prodotto, ma la sua reputazione per secoli avrà garantito a tutti i produttori di Bologna di poter avere un vantaggio competitivo sui mercati. Ora, il problema della denominazione di origine, della difesa normativa dei prodotti tipici, non si pone soltanto oggi, cioè il problema del Parmesan nasce nel 1984, nel 2015. Il primo decreto del Duca di Parma nel 1632, mi pare, che definisce quali sono i territori all'interno dei quali è legittimo produrre formaggi chiamati parmigiani. C'è, come dire, già il problema della competizione sleale da parte di concorrenti diversi. Concorrenza sleale, anche qua è un termine su cui bisognerebbe riflettere una settimana. Diciamo che le denominazioni di origine, tra comparto delle DOP, GDP, tutto quello che è appunto controllo della denominazione e difesa, è una grande operazione protezionistica per proteggere un gruppo, un territorio, il produttore di un territorio, dai concorrenti che stanno in altri territori. Quindi non è automaticamente una garanzia di tipicità, è uno strumento di protezionismo. Però quello che voglio dire è che già precocemente, prima della formazione dell'industria, territori e prodotti, territori e tecniche di lavorazione tendono appunto a sovrapporsi, quindi a essere identificati. Dico non solamente territori ma anche tecniche, perché non dobbiamo pensare e immaginare che il parmigiano sia buono, che il pecorino è buono, soltanto perché in questa zona il latte è migliore. C'è dietro evidentemente uno skill, un savoir-faire appreso, modificato nei secoli, che evidentemente è quello il vero valore, uno dei tanti valori competitivi di quest'area, di quell'area, cioè di saper utilizzare appunto le competenze tecniche per trasformare in un certo particolare modo le materie prime. Quindi c'è evidentemente con i francesi la componente del terroir, cioè ciò che il territorio ci offre in termini di naturalezza, quindi
sole, suolo, acqua, che anche quello sono certamente un blend assolutamente unico, ma non basta il blend, perché all'interno di quel terroir puoi fare anche un formaggio scadente, no? Devi saperlo fare, e per saperlo fare chiaramente c'è una sovrapposizione fra tecnologia, natura, lavoro, abilità tecniche e chiaramente il mercato. E chiaramente il mercato, perché il problema del mercato diventa evidentemente nel momento in cui usciamo da quello che chiamo il mondo rovinato, cioè quando entriamo nel Settecento, nella fase di prepotente sviluppo non soltanto dell'industria inglese e poi europea in genere, ma del commercio internazionale, si entra in una fase in cui i prodotti agroalimentari cominciano a essere prodotti dall'industria. E questo chiaramente cambia le carte in tavola. Cambia le carte in tavola per un motivo semplice, che l'industria può lavorare in una trasformazione su grandi numeri soltanto, se no non parliamo di industria, non parliamo. In questo passaggio da piccoli numeri a grandi numeri vi è il cambiamento dei prodotti, vi è il cambiamento delle tecniche, vi è il cambiamento di ciò che mettiamo in bocca, del gusto anche. E ovviamente qua c'è, assistiamo, fine Settecento in Inghilterra, in tardo Ottocento in Europa, assistiamo alla riscoperta del tipico, cioè di come l'industria, di fronte a un problema che è quello della distribuzione moderna, che poi diventerà evidentemente la distribuzione su scala molto, molto geograficamente molto ampia, come diavolo fai a far evidentemente percepire al consumatore che non è di qui la qualità del prodotto fatto qui? Questo diventa un problema enorme, cioè devi costruire delle reputazioni, devi costruire delle leve di marketing e di convincimento del consumatore. Ovviamente il patronimico territoriale diventa lo strumento più semplice, quella cosa lì è come la si fa a Gragnano la pasta, oppure come la si fa a Bologna la mortadella, o come la si fa a Lodi il parmigiano. Cioè quando noi incontriamo nella storia della distribuzione indicazioni geografiche, vuol dire che il prodotto in questione in qualche misura viaggia su distanze molto lunghe, altrimenti non c'è bisogno, se noi produciamo e consumiamo tutto in quest'aula, di chiamarlo il formaggio di Sesto San Giovanni. Lo sappiamo che siamo qua, insomma, no? Il problema è quando qua consumiamo il formaggio che viene da fuori, o esportiamo il nostro formaggio altrove. E lì chiaramente allora abbiamo delle indicazioni molto precise che ci dicono che 600, per esempio, i vini di Bordeaux erano già esportati in mezzo mondo, in mezzo Europa, meglio. Forse qualcosa Benigoni ti ha detto su Bordeaux in America, però insomma in America. Però diciamo che già nel 600 i vini di Bordeaux sono considerati vini di eccezionale qualità, insieme a una serie di altri prodotti. Ovviamente qui stiamo parlando di un passaggio, che è quello appunto del passaggio della produzione artigianale alla produzione industriale, che comporta la moltiplicazione delle quantità prodotte. Ma proprio per questo, come si può pensare di continuare, posto che siano mai esistiti, a produrre beni tipici, prodotti tipici alimentari per il mercato globale? C'è qualcuno che oggi può immaginare che in Australia compri l'aceto balsamico e pensi che sia quello tradizionale davvero? In qualsiasi aeroporto del mondo, Dubai, trovi l'aceto balsamico di Modena, ma non può essere tutto quello tradizionale. Il tradizionale è prodotto in 20.000 litri l'anno, 20.000 litri, non 40 milioni di quell'altro, che questo invece è diventato il prodotto in qualche misura che viene venduto, intermediato in tutto il mondo. Quindi anche qua si viene a creare questa tensione, che il prodotto tipico per definizione è scarso. La tipicità uguale scarsità, per un motivo semplice: se ci deve essere quell'abbinamento stretto fra territorio dove vengono prodotte le materie prime, territorio dove vengono trasformate le materie prime, skills, savoir faire, e alla fine non possiamo pensare che in questo territorio si possa produrre più di quel tanto di latte, di carne, eccetera, eccetera, di vino. È evidente che allora
quando il prodotto tipico diventa industriale non è più tipico. In questo senso la tipicità con l'emergere della produzione industriale svanisce, perché non è più compatibile. E quindi evidentemente assistiamo a un processo molto complesso, adesso cerchiamo un po' di capire meglio, che è quello di riproduzione seriale della tipicità fatta però con strumentazione industriale. Quindi quello che noi ci mettiamo però in bocca non è più un prodotto tipico, è un sosia, una copia, una riproduzione, quello che io chiamo l'avatar. È un avatar. Il 90% dei prodotti che noi acquistiamo anche nelle delicatesse, nel lusso, sono avatar dei prodotti tipici. Alcuni di buona qualità, per carità, non dico di no, ma non sono prodotti tipici. Altrimenti non sarebbero disponibili. Altrimenti sarebbero evidentemente complicato da trovarsi. Poi c'è un'altra questione ancora. Dicevamo prima, quindi qua richiama evidentemente a tutte le categorie sociologiche di Bourdieu, Bourdieu, eccetera. Cioè il consumo di quei beni è un consumo appunto che ci dà distinzione. Noi acquistiamo un prodotto tipico da offrire perché ci distingue. Però anche lì non tutti potrebbero essere nella condizione di pagare il prezzo vero che il prodotto tipico comporta, che il vero prodotto tipico comporta. Come sotto balsamico vero, 25 anni, con la cestina Giugiaro, costa 150 euro. Quindi non necessariamente tutti i consumatori se lo possono permettere. Però il variegato mondo dei balsamici industriali ti permette di andare al supermercato e con pochi euro ti porta a casa la cestina. Questo è un po' di più, se quello magari un po' fintamente invecchiato che costa 10, 12, qui e da lì a salire. Ora, tutto ciò per certi versi, se ci pensate, è da un lato sociologico, è la democratizzazione del gusto, del lusso. Cioè il lusso che si democratizza, tutti lo possiamo consumare, perché anche se non è il tipico vero, però comunque quel prodotto in qualche misura, quell'altra, su quell'altra si riflettono i simboli e i segni del prodotto vero. Dall'altro lato, dal punto di vista economico, è il mercato che si segmenta, domande e offerte che si segmentano in tante nicchie di mercato, che appartengono evidentemente al medesimo prodotto, al ceppo del medesimo prodotto, il balsamico, ma in realtà i mercati del balsamico ce ne sono uno, ce n'è uno, ce ne sono decine, a seconda appunto di un prezzo diverso. E ora, cosa qui è la sintesi di quello che abbiamo appena detto. E certo è che, parlando di avatar, quindi parlando di prodotti industriali che in qualche misura si richiamano al vero prodotto tipico originale, ci troviamo di fronte poi ovviamente a delle, come dire, difficoltà interpretative nel riuscire a distinguere tra quelli che sono i processi quindi di innovazione legittimi per fare l'avatar, i processi di contraffazione, i processi di imitazione. Non è facile riuscire a districarsi evidentemente in quel dedolo, perché partiamo dal paese di Italian Sandy, no? Una di quelle cose appunto che ci raccontano tutti, no? Se noi riuscissimo a essere più severe dal punto di vista normativo, l'Italian Sounding darebbe ricchezza a Made in Italy. Ora, quando parliamo di Italian Sounding, parliamo di 60 miliardi di fatturato di agrofood fuori d'Italia. 60 miliardi sono tanti, più di un terzo di tutto l'export italiano di agrofood all'anno, insomma è una cifra molto rilevante. Però anche lì bisogna fare attenzione, perché quando parliamo di Italian Sounding parliamo di 60 miliardi di cui 6 sono contraffazioni, quindi perseguibili a modo di legge, e cioè produttori che copiano fraudolentemente il marchio, il brand, il nome, cosa che non si può fare per legge. Gli altri 54 miliardi, quindi l'altro 90%, non sono contraffazioni, sono appunto evocazioni del Made in Italy, perché se uno chiama la pasta Leonardo da Vinci o Gattuso come il calciatore, non sta facendo un'operazione illecita, sta semplicemente producendo una pasta alimentare
fuori Italia, mentre non so dove, utilizzando un nome italiano. O la mozzarella prodotta in Nuova Zelanda, in Australia, formaggio che evidentemente il cui nome evoca, no? In qualche misura l'Italia, non sono contraddizioni. Quindi anche lì bisogna fare molta attenzione. Dov'è il confine appunto fra la contraffazione, l'imitazione legittima? Perché non possiamo pensare che chi compra il raviolo, la raviolia, la bolognese, Zappetti fatta in Francia non sappia che sta comprando il falso, che non sono i ravioli di Bologna, che non esistono peraltro. Quindi insomma, quindi c'è una corresponsabilità anche del consumatore, però anche lì il caso è emblematico. Cioè coloro che acquistano Italian Sound in Francia piuttosto che in Australia, cioè, lo fanno semplicemente perché Made in Italy è figo, no? Non trovando alternative, o se le trovano sono molto costose, ripiegano su un prodotto evidentemente sounding, che costa meno, ma che dispensa gli stessi codici di distinzione e che ai propri ospiti dà evidentemente, come dire, il senso di consumare italiano, tenendo conto anche che c'è un'altra questione di fondo non marginale, che pensare di esportare venire alimentare con il gusto italiano non è così semplice, perché i gusti codificati altrove, in Oriente, nel Nord Europa, sono molto diversi dai nostri. E quindi potenzialmente un buon prodotto che per noi appare di gusto elevatissimo potrebbe non apparire di gusto altrettanto elevato a un consumatore orientale, o a un consumatore appunto del Nord Europa. Tant'è appunto che il consorzio del parmigiano reggiano produce degli stili di parmigiano per il mercato nord europeo che hanno un gusto un po' differente da quelli che ne sono attuati. Lo consumato, il norvegese, il circolo polare artico, sono portato con il mercato di parmigiano del consorzio, a mio avviso è immangiabile, perché aveva un gusto da formaggio norvegese, per buona volontà, non mi piace, non è il nostro gusto, insomma. Quindi insomma anche lì bisogna fare molta attenzione, evidentemente, che c'è una distanza, insomma, così nel gusto, fra il Made in Italy e quelle che sono le percezioni in altre culture alimentari. Il discorso dell'avatar, per concluderlo, è sostanzialmente, ho cercato di banalizzarlo in maniera molto molto grezza e rozza in questo piccolo grafico, e cioè a dire, nella curva bassa abbiamo l'offerta di un prodotto tipico tradizionale, nella curva alta abbiamo la domanda di un prodotto tipico tradizionale. Cioè a dire, partendo da un punto comune, da un'origine comune, la domanda tende, se le cose vanno bene, se il marketing funziona, se il prodotto diventa trendy, tende a crescere molto più rapidamente di quanto non possa fare l'offerta, per i vincoli di cui sopra, territorio, i produttori, eccetera. Se capisco bene, quindi con l'area fa quella l'area coperta da l'infezione e contraffazione. L'area Z è l'area in mezzo, esattamente l'area che può essere coperta agli avatar, nella migliore delle ipotesi, in questo caso, cioè di un'industria che si mette al servizio. Produce beni per vendere sostanzialmente utilizzando il prodotto tipico che conserva in quantità limitate come ancoraggio. Questo è il caso tipico del balsamico di Modena, 20.000 litri, 40 milioni di litri, in mezzo ci siamo noi, cioè, sono i mercati internazionali. E quindi noi possiamo capire perché i più strenui difensori della qualità assoluta del balsamico tradizionale siano i produttori industriali, che dicono no, il balsamico, quello vero, deve rimanere costosissimo, prodotto in quantità scarsa e di qualità ineccepibile, che diventa evidentemente il punto di ancoraggio di tutto l'altro discorso. Perché in questo modo evidentemente è possibile caricare il prodotto tipico, questa reputazione millenaria, gli eruditi che in archivio hanno trovato il lascito di Matilde di Canossa che scrive all'imperatore per donargli una botticella di balsamico del 1100 e non so quanto, un falso ovviamente, no, un falso no, ma sicuramente parliamo di un altro prodotto, parliamo
però c'è stata anni fa una battaglia a suon di cattedra archivio tra alcuni comuni della bassa modenese a chi trovava il documento più antico. Sono battuti gli archivi della bassa di Monaco, cose vergognose da un punto di vista scientifico, no? Però per dimostrare che anch'io avevo 10 anni prima di te una carta che attesta che il balsamo era prodotto. Quell'operazione è un'operazione evidentemente di marketing territoriale, ma è un'operazione che ha assunto la dimensione di creazione di un prodotto indissolubilmente legato alla propria storia, il balsamico, da cui l'industria, con cui l'industria convive e da cui l'industria trae la legittimazione, diciamo così, simbolica, a produrre un bene industriale venduto a prezzi molto più alti di quanto non si potrebbe fare senza la presenza del balsamico nazionale. Perché aceto di vino costa 80 centesimi al litro, l'aceto di vino con caramello uguale aceto balsamico costa 2,5 euro. Il differenziale di prezzi di vendita è enorme, 3 volte tanto, ed è lo stesso prodotto con in più una goccia di caramello, parlando di prodotti appunto da poco prezzo. Quindi è evidente che la difesa, la tutela del prodotto tipico permette all'avatar di diventare veramente un prodotto che permette il business alla grande industria. Ci sono diverse modalità di avatar, ma magari qui rinvio alle cose, se qualcuno è interessato più nello specifico, alle cose scritte, cioè il modello del balsamico è sicuramente uno dei modelli tipici di coesistenza dell'industria col prodotto tipico. Ci sono altri modelli, ma penso per esempio al modello del panettone di Milano, insomma, no? Cioè, io dopo tanti anni con il panettone artigianale di Milano non mi piace, non riesco come dire, ad adattarlo al mio gusto che si è formato negli anni dell'industria con i panettoni industriali. C'è poco da fare. L'Italia si è formata con i panettoni notte in Alemania, no? Fuori di quel gusto lì esiste certamente la tipicità, esiste la artigianalità, ma non c'è la capacità di percepire, come dire, cioè di farselo gustare, di poterlo gustare. Si percepisce la differenza, è ovvio, ma non è il gusto, perché l'imprinting è stato un altro. Forse arriviamo nell'Expo ottocentesche, il panettone comincia a essere portato in giro per l'Europa. Sono piccoli produttori, molte Alemanni ancora sono lontani. Alcuni di quelli sopravvivono, penso per esempio alla pasticceria Biffi, che diventa caffè, che va all'Expo di Parigi, no? Sceglie di non diventare grande. Altri falliscono, altri chiudono, ma alla fine degli anni, appunto, il boom economico, dopo la seconda guerra mondiale in particolare, quello che prevale è la sostituzione. L'avatar industriale diventa evidentemente un prodotto che diventa tipico. La percezione del corpo industriale cambia, cioè non è più percepito come qualche corpo, una variante dall'originale, diventa il suo stesso originale. E così via, insomma, ci sono mille casi evidentemente, lo specchio dell'Alto Adige, insomma, che voglio consumare, ma il 5% di quello prodotto col marchio TGP, non ricordo più, dell'Alto Adige, è frutto di maiali allevati in Alto Adige. Il 95% arrivano, non da soli, certamente da Olanda. E vanno evidentemente a confluire nella produzione industriale, quella che noi ci consumiamo sul banco del supermercato o del saliniere. Il rimanente 5% è normalmente venduto quasi esclusivamente sul mercato locale, che ha un gusto diverso, che è molto più affumicato, molto più speziato, ed è consumato non appunto per farsi il panino, ma per cucinare. Usi completamente differenti. Anche lì, dov'è la tipicità? Città. Il legame col territorio è, come nel caso di Turitana, legato esclusivamente al fatto del transito, della lavorazione. Nel caso di Turitana, ancora peggio, quando non essere lavorato a Parma, ma andato solamente ad affinare, per un tempo X, un paio di mesi, a stagionare una volta che è stato lavorato però altrove. Quindi i legami evidentemente vengono costruiti artificiosamente.
nella mortadella di Bologna, facendo di disciplinare, passa la voglia di mangiarlo, perché è possibile utilizzare carni di maiale provenienti da qualsiasi parte del mondo, cioè nessun vincolo territoriale, possono arrivare queste carni intere, quindi mezzo maiale, maiale intero, possono arrivare invece anche a pezzi più piccoli e anche sul gelato. Per cui potenzialmente la mortadella che mangiamo può essere realizzato con l'assemblaggio di carni magari surgelate provenienti dallo Sri Lanka, dall'Olanda e dall'Ucraina, e può essere marchiato con un modello di Bologna. È lì che evidentemente subentrano allora altre necessità di tutela o di brand. Non c'è un consorzio nel consorzio, però ci sono diversi produttori che sono, hanno una propria reputazione. Allora chi lo sa evita di comprare un mortadella al di fuori di quei 3-5 produttori locali che si sanno essere buoni. Nel caso di altri consorzi abbiamo invece la costituzione di consorzi nei consorzi. Parmigiano Reggiano, se voi trovate il consorzio Parmigiano del consorzio delle Vacche Rosse, trovate un parmigiano direttamente che viene realizzato con materia prima che recupera la razza bovina autoctona che si è persa negli anni 50, cioè la bruna alpina o la rossa di Reggio Emilia. Qualità, gusto completamente diverso, completamente differente. Latte diverso. Però anche lì è l'idea di costituire un consorzio che distingue una qualità superiore all'interno del consorzio del parmigiano. Stessa cosa per Parma, di Langhirano, che rappresenta 1 milione di prosciutti sui 20 milioni marchiati Parma, sono direttamente prosciutti allevati, maiali allevati nella pedemontana parmense, allevati in un certo modo, e danno chiaramente vita a prosciutti completamente diversi come gusto. Però anche quelli sono difficili da trovare perché sono scarsi. Allora vediamo che appunto il problema della scarsità è un problema che continua a ricorrere. Se vogliamo mettere a punto un prodotto che abbia un forte e vero legame col territorio, la capacità produttiva si riduce, il che evidentemente è incompatibile con un prodotto industriale, che per definizione deve essere prodotto il più possibile in grande quantità. Quando come dire, si va alle esposizioni dell'Ottocento in giro per il mondo portando il parmigiano, lo zampone, il vino, non è che si va per fare così un viaggio culturale, vai per promuovere un prodotto pensando di intercettare un mercato grande in crescita, e lo fai se hai ragionevole speranza e certezza di poter produrre il tuo prodotto in quantità illimitata. Quindi è lì che per forza immaginarti di rompere i vincoli sulla produzione, altrimenti non vai al mercatino reale, non vai a produzione universale, altrimenti non riesce a soddisfare la domanda potenziale che emerge. Esposizione universale. Ora, nell'Ottocento, quando l'Italia comincia, l'agrofood italiano comincia a essere rappresentato appunto nelle esposizioni universali, emerge una cosa che non è una novità, cioè la radicale arretratezza del comparto industriale italiano, che non è una arretratezza che si computa soltanto nella metalmeccanica, nella siderurgia, ma anche nella food. L'Italia porta a casa, cioè viene insignito di giudizi altamente negativi, dicendo sì, le potenzialità ci sono, però la qualità di lavorazione è modesta, si potrebbe perfezionare questo, quello, quello. Nello specchio delle esposizioni anni 60, ho studiato un po' per gli anni 60 e 70, Londra, Parigi, Filadelfia, eccetera, quello che emerge è evidentemente una presenza modesta da parte dell'Italia, con prodotti tutto sommato modesti in qualità. È una ritratezza enorme, da cui l'Italia si risolverà soltanto nel nuovo secolo. Quindi anche lì c'è una conferma, cosa che già sappiamo, evidentemente, ma la cosa più così interessante che emerge leggendo un po' tutte le carte delle esposizioni, giudizi, che sono misurate, eccetera,
E sostanzialmente, diciamo così, la conferma, o la smentita, dipende da quale punto di vista si parte, del nostro schema dei prodotti tipici. Cioè, noi abbiamo in testa, no, che il prosciutto si fa a Parma, che il parmigiano è fatto lì, eccetera. Abbiamo in testa anche la pasta di Gragnano, per carità. Ecco, in realtà quella tipicità che è il nostro schema attuale, nel fine dell'Ottocento, ancora non si è codificata, ancora non esiste. Parma non porta prosciutti. Qualcosa San Daniele, ma non porta prosciutti per un motivo semplice, che quella razza da cui deriva il prosciutto di Parma, Pasuai, maiale rosa, no? Arriva nel 1915, arriva un pochino prima, insomma, alla fine dell'Ottocento, insomma, però prima non c'è prosciutto di Parma perché non c'è la materia prima, non c'è. E quindi i prosciutti italiani di San Daniele, quelli di Vignola, che sparissero, sono in realtà prosciutti molto simili agli iberici di oggi, quindi molto piccoli, molto secchi, molto sapidi, perché si usano ancora le razze di maiale autoctone. E quindi anche lì noi scontiamo una retratezza anche nella percezione dei prosciutti rispetto a quelli che sono fatti in Inghilterra, in Francia, in Germania. Abbiamo un gap da colmare con i prosciutti francesi e tedeschi, che è inimmaginabile oggi nella nostra mappa mentale. Stessa cosa per i parmigiani, per i formaggi grana. L'Emilia va in crisi nella sua produzione tra 7 e 800, si riprende alla fine dell'Ottocento, e quindi il formaggio parmigiano-reggiano portato nelle varie esposizioni universali fino all'Ottocento è il formaggio della Cascina Lombarda, molto più efficiente, molto più in grado, prima che vada in crisi la Cascina Lombarda per il cambio di foraggio, di marcismo, insomma, cambiamenti anche nell'organizzazione produttiva che producono un'alterazione delle mappe della tipicità. E il parmigiano, quello che oggi più o meno inquadriamo nell'area del tipico del parmigiano, Parma, Reggio, Modena, sponda Po, Mantua, sponda Po, Bologna, è un qualche cosa che si comincia a riaffermare negli anni 10, 20 del Novecento. Poi ha un picco di crescita dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma anche lì cambia tutto, perché cambiano le vacche. Cioè la vacca autoctona viene abbandonata perché è poco produttiva e viene introdotta la fusione, che rende anche la guerra, rende tre volte tanto. Ha una finestra fertile, una mattifera molto più piccola, è costosissima in termini di cure mediche, molto delicata, insomma, allora, però quando rende, rende tre volte tanto. E quindi c'è questo cambiamento, evidentemente. E poi c'è un altro cambiamento ancora, che è quello appunto di marchiare, è una scelta degli anni 60, di marchiare tra l'esame pregiano sia il Maggengo che l'Invernello. Quello fatto a maggio, quello fatto d'inverno. Di norma, quello fatto d'inverno non veniva marchiato, perché era di qualità inferiore. E allora lì assistiamo evidentemente alla omogeneizzazione del gusto. Oggi non percepiamo più la differenza tra un parmigiano fatto in primavera e un fatto in inverno, perché il tipo di alimentazione della materia prima, cioè della mucca di gusto di latte, è sempre quello. Quindi abbiamo assolutamente omogeneizzato le differenze di gusto. Da questo punto di vista l'industria evidentemente ci ha dato come consumatori, beh, sicuramente si è messo al riparo da molte intossicazioni, perché prodotti realizzati a livello molto artigianale sono potenzialmente pericolosi, destinare, cioè. Quindi da questo punto di vista l'industria è stata qualcosa di molto, però è intervenuta per necessità a omogeneizzare completamente, a livellare il gusto. Non sono più le differenze di gusto che invece appartengono alla tipicità. Un altro indizio, un altro piccolo indizio che ci dice, guardate, la tipicità non esiste più quantomeno. Perché mettete in bocca un pezzo di parmigiano reggiano e nessuno è in grado di capire, neanche l'esperto, se è appunto fatto con il foraggio estivo o fatto con il foraggio invernale. Perché tutte quante, sempre comunque, usano il mangime. Come aggiunta, peraltro, questo è una più pettegolezza, di soia transgenica.
nei mancini. Per cui anche lì, insomma, emergono molti dubbi di questa mente, da cui appunto i produttori di parmigiano e bacche rosse, ho intervistato un paio di recente, hanno fatto questa scelta per riuscire a stare su un mercato più vantaggioso per un settore del parmigiano che serve da decenni di competere col prezzo, solo sul prezzo, col prezzo con il gran pagano. Anche lì è una battaglia persa, per un motivo semplice: il caso di pizza del gran pagano ha una dimensione media di 8-10 volte superiore a quella del parmigiano e probabilmente di scala molto superiori, non possono gli emiliani competere con i caseifici lombardi, non sul prezzo, sull'immagine, sulla storia, sul mito forse sì, ma è una battaglia che non è stata accettata perché il consorzio è governato probabilmente da persone che non capiscono queste potenzialità, e quindi alcuni produttori del consorzio hanno deciso di cambiare mucche e di competere su un settore di nicchia che è appunto il mercato della vacca rossa. Prezzi molto più alti, però non hai concorrenti, quindi chiaramente ti ritagli uno spazio evidentemente per un prodotto di qualità sicuramente superiore, di gusto molto diverso, arrivando alla concorrenza dei produttori di grano padano. Ovviamente, se volessimo entrare nel dettaglio di tutte queste questioni, è un tema centralissimo, cioè quello di come si può pensare che sia tipico, possa essere tipico un prodotto come il frutto di Parma fatto, prodotto in 20 milioni di pezzi, o il parmigiano parmesano fatto in diverse tonnellate di prodotto ogni anno. Non è pensabile appunto che queste forme di produzione possano stare insieme alla pubblicità. È la pubblicità che diventa evidentemente uno strumento che di cui l'industria si impossessa, no? E continua a utilizzare evidentemente per cercare, no? di vendere meglio il prodotto. Abbiamo tempo dopo ci arriviamo, ma l'anno scorso era un convegno proprio sul latte, il futuro del latte in Val Padana, un convegno meraviglioso fatto con allevatori e altre cose del Lodigiano, a presentare appunto la comunicazione del parmigiano nel secondo dopoguerra, cioè di come si arriva, di come il consorzio arrivi tardivamente a utilizzare la storia e richiama simbolico appunto la propria storia per vendere il prodotto negli anni 70. Prima ci sono altre forme, diciamo così, ma non c'è l'uso della pubblicità. E lì è uno degli errori strategici del consorzio, che comincia tardi e comincia quando evidentemente la competizione del programma padano ormai è già sostanzialmente bilico. Artusi ha, come dire, un'importanza strategica nella misura in cui 1991, Arti di mangiare bene, cucina, eccetera, in cui Artusi sostanzialmente compie un'operazione di unificazione gastronomica del nostro paese. Pensiamo per esempio nei menù di Casa Savoia, quindi nei grandi ufficiali, nei cementi ufficiali, per tutto il primo trentennio, quarantennio post-unitario, fino al primo decennio del Novecento circa, allora, i menù non solo sono scritti in francese, e quello c'è qualche stare, ma la struttura del pasto è francese, i vini sono francesi, le preparazioni sono alla francese, quindi c'è un'importazione di questo modello da cui si comincia evidentemente a verificare qualche cambiamento parte finale dell'Ottocento, inizio del Novecento. I Savoia però per esempio nei pranzi non francesi devono Barolo, devono Bordeaux. C'è già evidentemente da parte loro un adeguarsi al cambio locale, non è l'usa. Artusi evidentemente significa la svolta, significa cercare di introdurre in Italia un modello unificato di cucina nazionale. Due in particolare sono, a mio modestissimo avviso, le cose importanti da segnalare. Cioè con Artusi la pasta diventa un piatto nazionale, la pasta asciutta. Non è più chiamato il piatto,
piatto regionale del sud, diventa il piatto nazionale. Questo chiaramente comporta, come dire, lo sviluppo della produzione, dei mercati, della domanda, il cambiamento anche di canoni, diciamo così, di comunicazione rispetto alla pasta. Questo è molto importante. E teniamo conto, per esempio, che anche qua, prima parlavamo di rispetto dell'Expo, Gragnano, anche questa è un'invenzione recente, perché la pasta italiana di Gragnano comincia a diventare ragionevolmente buona soltanto quando viene rilasciato la semente del grano Senatore Capelli, 1915. Quindi quando troviamo il pastificio a Feltra o dove pastaina dal 1800 e qualche cosa, certo abbiamo una pastaina dal 1800 e qualche cosa, usando grani autoctoni di pessima qualità, non dire abbastanza per fare pasta. Del resto Italy sta riproponendo questa meravigliosa avventura gustativa sensoriale delle paste fatte con i grani autoctoni perduti, meno male che si sono perduti, perché, cioè, voglio dire, se si provano a consumare si nota subito la differenza. Sono paste immangiabili per il nostro gusto, perché si scuotono, diventano saponose, insomma. Però quelli sono i grani che l'Italia aveva. La polemica qualche mese fa, mi pare, si usano i grani canadesi e dell'est europeo per fare la pasta, ma certo, da sempre che sono grani duri, insomma. E quindi permettono di realizzare delle paste alimentari buone. Quando tu leggi che a Parigi, a Roma, negli anni 60 e 70 dell'Ottocento, i pastifici italiani sono surclassati in qualità e in numero dei pastifici francesi, hai già un quadro molto chiaro che in Francia si producono paste migliori che in Italia per il consumo in proprio, certo, perché appunto non si è ancora diffuso neanche in Italia il consumo della pasta asciutta. Tutto il centro-nord la pasta asciutta la conosce, comincia a conoscerla con Artuse. E con Artuse si diffonde un'altra cosa che poi farà la fortuna del comparto agroalimentare di Parma, il pomodoro. Anche il pomodoro è un prodotto che si diffonde soltanto lentamente fino all'Ottocento, all'inizio del Novecento, ed entra nel costume di tutta Italia, non tanto il sud. E però cito Massimo Montanari, è la fortuna del parmigiano, perché la pasta asciutta con pomodoro chiama parmigiano, quindi diventa evidentemente allora la cosa che sta al traino di questi due alimenti che si diffondono. Ora, appunto, come ho segnato a Feltra, a Puzzo, insomma, anche qua c'è, almeno io ho sempre utilizzato, non scrivo le mie cose, ho sempre utilizzato il concetto di invenzione della tradizione, ho preso Oton e Ranger, li ho fortunatamente portati a occuparsi di cibo. Perché? Perché credo che davvero qua, come nel caso delle guardie di Buckingham Palace, ci sia una invenzione della tradizione. Noi oggi percepiamo, no, che in quel distretto storicamente si produceva pasta, la migliore del mondo, e pensiamo che ancora oggi sia appunto un sinonimo di garanzia. Certo lo è, ma non perché hanno cominciato a farlo nel 1848, ma perché probabilmente nel Novecento, con la Seconda Guerra Mondiale, vi è una forte espansione industriale di quel distretto. E lì c'è questa forzosa invenzione della produzione. Per la pasta, come per mille altri prodotti tipici che stanno appunto nella nostra. Quello che poi avviene, evidentemente, ma poi ci spostiamo già progressivamente, ma verso un'altra grande tappa evolutiva, che era appunto del secondo dopoguerra, si assisterà evidentemente a un cambiamento costante e continuo delle materie prime, delle tecniche di trasformazione dei mercati, ma delle materie prime perché in realtà avvengono cambiamenti nel territorio che non sono mica piccoli. Cioè,
ci guardavo oggi dal treno, tre volte che faccio appunto la Bologna Milano, mi domando sempre dove diavolo fossero in passato tutti questi caseifici, questi caselli, dove fossero queste mandrie di bovini, di pecore. Senza soluzione di continuità oggi a Bologna, a Milano, con la Freccia Rossa, vedi una conurbazione di strade, stradine, zone industriali. Questo cambiamento che è intervenuto nel Novecento, in particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha modificato profondamente il landscape. E quindi quelle lavorazioni, quella culla, la grande valle padana, non c'è più, è cambiata, comportando ovviamente a cascata cambiamenti su cambiamenti, anche evidentemente riguardando tutto la natura, la tipologia, il gusto delle materie, che ha comportato ovviamente il cambiamento, l'obbligo di cambiare significativamente i prodotti. Domande? Considerazioni? Come volete. Che accanto a questa prima cosa legata così alle considerazioni generali sulla tipicità, volevo presentarvi appunto come, quindi facciamo un salto anche logico e cronologico, come nel secondo dopoguerra, negli anni 60-70, la tipicità è più o meno utilizzata nel marketing comunicativo dei prodotti attraverso evidentemente la televisione e attraverso questo contenitore, no? Che rappresenta il vero strumento che educa gli italiani e le italiane al rosso. Carosello, lo sapete tutti, ma lo so, chi non lo sa, evidentemente è questo grande contenitore pubblicitario che va in onda tutte le sere sull'unica rete nazionale in bianco e nero dopo telegiornale della sera, che dura fra i 12 e i 15, 16 minuti, mettendo in scena evidentemente l'Italia che ancora non c'è, ovvero un'Italia che c'è solo in parte. Alcune cose qua sono un po' ridondanti, ma ho utilizzato alcuni dati che ho fatto per un pochino all'estero, quindi per mostrare evidentemente che cosa fosse l'Italia a chi non la conosce bene dopo la Seconda Guerra Mondiale, insomma, come gli stranieri. Ora, il problema della ricostruzione si pone in queste condizioni, il problema della ricostruzione si pone anche per il sistema agroindustriale che conosce da partire dal 49, 50, 51 una forte slancio di crescita, no? Si viene però a creare fin da subito una scollatura tra quelle che sono le potenzialità del sistema in termini di produzione e quelle che sono non tanto le potenzialità, ma quelle che sono i comportamenti, gli stili di consumo degli italiani, molto frugali, molto legati evidentemente a un'Italia ancora in larga misura contadina, povera, ok, anche molto contadina. E quindi Carosello interviene inizialmente, diciamo così, come primo strumento educativo per convincermi. Non solo che questo marchio di tablet è migliore di quell'altra marca, ma che tu hai bisogno di quello. Che il frigorifero non è un optional nella tua vita, che diventa evidentemente un qualcosa di strategico. Quindi, prima ancora che la competizione fra marchi, diventa evidentemente una competizione fra il sistema industriale nel suo complesso e un modello di consumo, di cui non aveva parlato la prima Scarpellini. Cioè, il modello di consumo che è ancora fortemente arretrato. Carosello forza tutto ciò, evidentemente, giocando in qualche misura, anche qua, io credo che prenda in considerazione, così la dico meglio, questo è con un cantiere di ricerca, perché sto lavorando da un anno a questa parte più o meno, ma teniamo conto che sono spot non trasmissibili più di una volta, quindi sono tutti spot unici in 35 mm, quindi anche costi altissimi,
visto che quello in onda per 20 anni sono circa 35.000 spot differenti uno dall'altro, quindi è una fonte documentaria molto differente, molto molto grande, molto e non facilmente reperibile e assemblabile. Quello che però sta facendo, prima considerazione, quello che fa Carosello è sostanzialmente fare leva sul senso di emulazione, mostrando, come dire, dei comportamenti, delle situazioni piacevoli, gradevoli, espressioni evidentemente della middle class emergente urbana, in cui tu ti puoi in qualche misura riconoscere, e che ti dicono fra le righe puoi diventare come quelli a patto di consumare quello che quelli stanno già consumando. E quindi è evidente che allora se tu consumi quel certo tipo di prodotto diventerai bello come protagonista, tua moglie diventerà bella come la protagonista, e i vostri bambini saranno tutti due biondi e la vostra casa sarà meravigliosa. Ora, questo gioco qua, se volete, può apparire banale, in realtà in quel momento storico diventa un prepotente ed efficacissimo convincimento del consumo. E ovviamente è l'anello di congiunzione fra una fase, diciamo così, di sviluppo, di urbanizzazione, che era pensata per la parte del Novecento, e quella che diventerà poi il boom economico, il sistema di consumo di massa, eccetera, eccetera. Carosello è uno strumento efficacissimo, tra l'altro difficilmente comparabile con altre esperienze straniere, perché in Gran Bretagna proibita la pubblicità televisiva, quella pubblicità, bisogna aspettare il privato negli anni 60, qualcosa in Francia, ma non c'è questa metodica costruzione di un formato comunicativo così efficace. Peraltro che va a pesare pesantemente sui bambini. Il 50% degli spot di Carosello sono infatti costituiti da sketch, vignette, fumetti, eccetera, animati, orientati a un target di bambini, bambine, che diventano un amplificatore nei confronti poi della casa ancora di molte madri, visto che consuma ancora a montare molto al femminile in questi anni. Quindi canzoncine, motivetti, no? Che diventano ovviamente virali, nella testa appunto dei genitori, alimentando evidentemente dei consumi, tra l'altro dei comportamenti, delle routine inerziali. Cioè, guardate il supermercato, cercate il caffè paulista ha ancora il medesimo brand degli anni 60. Io non sono assolutamente convinto, per fare leva su quelli che come me hanno vissuto quella fase, cioè, che rivedi allora appunto il cartone animato di Paneri Bambino Carosello, insomma. Qualche anno fa la Motta si è buttata, ha cercato di vendere caffè, riproponendo un finto vintage Carosello su Rai 1, nei vari spot, quindi era girato con la calza con l'anda davanti alla telecamera, cioè per mimare insomma, gli anni 60. Motta non ha mai prodotto caffè, non produce caffè, però a memoria ricordavo che negli anni 60 per qualche anno Motta lanciò il proprio caffè. Allora, quell'operazione me la spiego soltanto come un tentativo di penetrare nella memoria dei cinquantenni, che in qualche misura la classica Madeleine vedono il caffè Motta e se lo comprano. Quindi questo gioco è stato molto molto profondo, molto molto pesante, credo che in molti casi ancora oggi sia codificato in molti molti consumatori. Quello che in realtà Carosello mostra, mette in mostra, è la vetrina del boom economico sostanzialmente, cioè è un reality, un Truman Show. Tutte le sere per un quarto d'ora ti vedi quello che potrebbe essere il tuo futuro, a condizione di. E non c'è peraltro, dopo qualche minuto ci guardiamo qualche spot, se va l'audio, perché non è come lo spot di oggi che punta evidentemente come dire, a emozionare molto veloce, incalzante per certi versi, assolutamente, è una rottura di scatole infinita, perché dura 2 minuti e mezzo uno spot, i 2 minuti sono una storia che potenzialmente non c'entra nulla con il prodotto, nulla,
Poi alla fine salta fuori uno mai visto e dice: comprati la mozzarella. Cioè, quindi una forma comunicativa che oggi sarebbe, come dire, assolutamente improponibile, non sarebbe affatto efficace. Però in questa fase qua si tratta evidentemente di narrare e di raccontare. Anche qua alcune immagini tratte dall'iconografia dell'epoca. Beh, qua si tratta evidentemente di, appunto, di educare da un lato al consumo degli elettrodomestici. Ma anche detto, l'Italia negli anni 60 costruisce la propria ricchezza economica del paese grazie agli elettrodomestici, diventa la principale fonte di export e cucine, forni, fornelli, frigoriferi italiani, lavatrici diventano al top internazionale, quindi conquistiamo evidentemente una leadership importante, dopo si crea tutto un altro discorso. L'altra cosa riguarda evidentemente il cambiamento delle forme di così, divertimento del tempo libero, la conquista della mobilità individuale, quindi la Lambretta, la Vespa e la 600, passando per la 500 e la bianchina di Pantoffi, rappresentano evidentemente i primi pilastri di una forma differente di mobilità. Avrebbe comportato dei costi anche molto elevati, non c'è alcun dubbio, dipende dal consumo temporaneo, però comunque questa fase storica, beh, significa potersi emancipare dalla corriera, dalla bicicletta. Quindi è un salto di qualità. Filmati d'epoca, non abbiamo tempo di vedere, insomma, le famiglie che partono per le vacanze con la 500, che è grande più o meno come due o tre di questi sedili qua, in cinque con i nonni, e lavate le catinelli, le cani, cioè, quindi spedizioni molto complicate, però appunto rappresentavano un salto importante di qualità. Tutti producono tutto, la Breda, la Fiat, si mettono a fare frigoriferi, quindi anche marche che poi in realtà non sopravvivono al boom economico. E qua cominciano a emergere evidentemente anche, comunque dal punto di vista grafico, dei segni pubblicitari di grandissima modernità, di grandissima efficacia. La Vespa, la Piaggio in particolare, mette in campo una capacità comunicativa veramente molto efficace. Quindi è qualcosa anche all'interno del carosello si comincia a vedere. Non so se avete in testa la prima, il grande successo appunto della Panda Testa, Caballero Cantessita, Caffè Lavazza, è sicuramente una delle forme più raffinate, intelligenti e geniali di comunicazione pubblicitaria negli anni 60-70. Riesce effettivamente a costruire un mondo fantastico che attrae i bambini, perché sono cartoni, non allontana gli adulti, perché c'è comunque un doppio senso erotico, sessuale dietro alla storia, quindi anche l'adulto rimane. E il tutto uscito in una forma incalzante di spot. Effettivamente sono capolavori artistici più che spot pubblicitari. Lì chiaramente la Testa comincia a costruire la sua immensa fortuna fino a diventare una grandissima industria della comunicazione. In particolare il problema si pone qua. Ora, è vero che siamo nel mezzo del mondo economico. È vero che il modello, diciamo così, dei bambini biondi e dei bambini interni, domestici, urbani, prevalgono, però è anche vero che siamo in Italia, dove c'è comunque un ruolo dell'organizzazione familiare basato su una donna, in molti casi casalinga, o comunque, se non lo è, la donna più giovane, ma comunque la donna, la mamma, insomma, c'è ancora un forte presidio della casalinga di cucina. E soprattutto in presenza di una cultura gastronomica non è differente. Non siamo in Australia, non siamo in Gran Bretagna, cioè c'è una cucina forte in tutte le regioni d'Italia. E qua il grande azzardo, il grande successo è convincere gli italiani che il Dallo Star da Brodo,
Lombardi, o no, insomma, il dado da brodo è migliore del brodo fatto con carne vera, che il formaggino in vernizzi o in rocatelli sono migliori del formaggio vero. Cioè, su un tessuto sociale di questo tipo è un'impresa titanica che viene evidentemente condotta con enorme potenza di fuoco. Cioè l'idea è di convincere, no? Che queste cose qua, dado da brodo, carne in scatola e cracker, sono meglio della carne vera, della bistecca, del pane, del brodo. Ora, cracker cominciano nel 58-59, no? Io mi sono immaginato cosa poteva accadere 10 anni prima, in pieno razionamento annonario, 12, no? In cui non c'era il pane, e qualcuno diceva: guarda che il pane è un po' così, fuori moda, mangiati il cracker, dietro con il falcone, no? Il cambiamento intervenuto in questo decennio, chiaramente il raggiungimento anche di standard nutrizionali differenti, un miglioramento significativo, porta a un certo punto a proporre questa grande innovazione. E del resto la comunicazione è molto chiara, una grande innovazione. Cioè, c'è la consapevolezza che proprio si sta innovando la forma del consumo tradizionale del pane. La carne in scatola è un altro cambiamento enorme. Negli Stati Uniti le carne in scatola già nel 1910-20 sono già diffusissime senza difficoltà, c'è una grande cultura appunto del riscatolamento. In Italia un po' meno, perché la carne in scatola fino al boom economico è considerato un prodotto da trincea, nella migliore delle ipotesi, insomma, no? Che sono dato sul caso se mangiavano la carne in scatola. L'alternativa era tutta un'altra per il consumo normale. Tutto ciò ovviamente in un quadro in cui si fa leva sull'infanzia, molto pesantemente sull'infanzia. La Locatelli interpreta, quindi giochiamo in casa qua, insomma, uno dei grandi produttori di latticini lombardi. Locatelli è in grado, insieme a Calvani e Vernizzi, insomma, di giocare un ruolo importantissimo, di utilizzare l'infanzia come diciamo così, argomento fondamentale. Tu vuoi che tuo figlio, tua figlia diventino belli come quelli della curiosità? Vuoi che crescano sani? Allora perché ti ostini a nutrirli in modo tradizionale? Ti assumi una responsabilità enorme. Questo meccanismo diventa complesso, cioè, però funziona molto ma molto bene. Cioè, se vuoi che diventi belli, se vuoi appunto volerli bene, eccetera eccetera, devi sfamarli in questo modo qui. Ora, questa immagine scelta non casualmente tra tutte le immagini della Locatelli in forma di dei bambini, cioè, sarà anche, se vuoi, molto didascale come messaggio, fin troppo, però è una chiarezza estrema, no? Cioè, inconfutabile, è la base che permette la crescita. Tutto il resto sono basi, ci vuole un formaggino di Dio. E qua chiaramente sono generazioni intere che hanno beneficiato, insomma, del formaggino. Noi per i dottori ho sempre detto che il formaggino reggiano contribuisce alla crescita, non so meno che il formaggino mio come testi cresce. Ma ovviamente più avanti, certo, negli anni successivi si assiste, negli anni 70 e 80, appunto, al fatto che il parmigiano cominci a utilizzare questi strumenti di convincimento per promuovere se stesso. Però è anche vero che negli anni del boom economico, siamo negli anni di metà 60 fino a 60, il parmigiano sbaglia tutto, perché comunica un altro messaggio. Comunica che è un prodotto di distinzione per l'uomo adulto, ma non per il bambino. Sbaglia tutto, il treno perde, paradossalmente. E la comunicazione
basato su bambini in questi anni, è lasciata completamente, per quanto riguarda i formaggi, ai formaggini, ai derivati dal formaggio, e i vernizzi, locatelli, galvani. Poi arrivano anche altri in seguito, insomma, parlando di industrie locali, queste sono. Per poi arrivare, per passaggi successivi, alla cultura della merlina, che anche questo è un passaggio che non è semplice, è solamente evocato, visto che questo è una delle primissime merendine che esce sul mercato in età 60, cioè fino a quel momento la merenda dei bambini, dei ragazzi a scuola, non era certamente un prodotto confezionato. Poteva essere un panino, poteva essere qualcosa da forno, ma certamente non confezionato. Quindi si apre evidentemente un altro mercato, un altro fronte, un altro mercato completamente nuovo, assolutamente innovativo. E diventa evidentemente anche qua qualche cosa che, su cui però la pubblicità deve intervenire per convincere il consumatore. Sono anni in cui appunto, sia per ciò che riguarda i beni di consumo, domestici, automobili, eccetera, sia per quanto riguarda i prodotti industriali alimentari, c'è una lotta tra la tradizione e l'innovazione. Tradizione è appunto il consumo tradizionale, l'innovazione è sono i cibi per cotti, per confezionati, industriali, eccetera, eccetera, insomma. Vabbè, questo era un'altra chiusa, ma quello che volevo mettere ulteriormente a fuoco appunto era questa cosa qui, cioè di come in questa fase storica, di boom economico, l'utilizzo del tema della tipicità territoriale da parte dell'industria italiana entri in un coro sostanzialmente d'ombra. Ci sarà un recupero della tipicità un po' più avanti, cioè a pancia piena, mi sento di dire, cioè quando l'Italia inizio degli anni 70, cioè comincia effettivamente a toccare, a computare con mano gli effetti reali del mondo economico. Allora lì si comincia, e anche tutto il messaggio pubblicitario comincia a cambiare, non è più il consumo per mangiare, per riprendersi dalla grande carestia di guerra. Lì cominciano evidentemente altre tematiche, sono appunto la salubrità, meno grassi, più leggeri, eccetera, eccetera, e cominciano alcuni prodotti, alcune imprese, a utilizzare il tema, la leva della tipicità. Parmigiano Reggiano, appunto, in primo luogo esce dalla comunicazione basata sull'evocazione di un modello di famiglia monoparentale urbana, benestante, dove il marito, addirittura si dice il parmigiano è il marito in tavola, quindi c'è questa, cioè viene molto sessuato, una cosa molto molto forte, fino appunto nel 71, la prima vera svolta, però scopre il terroir, e l'immagine molto evocativa è una forma di parmigiano appoggiata su un tavolo, si immagina, ricoperto da una pergamena con il territorio del consorzio. Quindi la forzatura del consorzio non si dice che è stato fatto da pochi anni, ma è su una pergamena, quindi si allude a una lunghissima gestazione storica di quel territorio. Poi l'effetto cromatico è molto bello perché il parmigiano ha lo stesso colore e grana della pergamena o viceversa, quindi si impastano perfettamente, e l'unico lettering che c'è è l'isola del tesoro. Quindi l'idea appunto dell'invenzione del terroir, per la prima volta. Poi però viene per un po' abbandonata, perché negli anni tardi 70, inizio 80, tutti gli 80, cosa succede? Che il parmigiano viene venduto e sponsorizzato come prodotto dietetico, energetico, quindi per gli sportivi, i bambini, gli studi, chi lavora, chi corre, eccetera, eccetera. E il terroir lo si riscopre soltanto negli anni fine 90. Quindi anche lì c'è questo andamento ondivago della comunicazione del consorzio, che per molti osservatori è indicatore appunto di una non chiarezza di idee. Cioè vuoi fare concorrenza a Padano, vuoi fare concorrenza, no, al Trentin-Grana,
o vuoi fare come i francesi che se ne fregano di tutti e decidono che quello è un prodotto tipico duro e puro e lo vendono a un prezzo molto alto, riduci i quantitativi in modo tale che crei una struttura sull'offerta e il prezzo sale automaticamente, sale. Quella scelta in sorta non la fa, quindi continuano ad aumentare le tonnellate di prodotto venduto che rimangono invendute nei magazzini. E non è un caso, fateci caso, prendete a caso Esselunga, Coop, Conad e altri grandi gruppi della distribuzione organizzata che utilizzano il parmigiano reggiano con il grana padano come prodotto civetta per richiamare i clienti al punto vendita a prezzi di sottocosto. E questo chiaramente ulteriormente poi incide sul prezzo di vendita, perché la Coop va al consorzio, vuole comprarne 10.000 pezzi, quindi una quantità enorme, e decide che il prezzo è questo, prendere e lasciare. Questo che sta strozzando il produttore di parmigiano. Quindi, però appunto lì evidentemente è tutto radicato in una non chiarezza comunicativa, insomma. Il parmigiano in 30 anni ne esce dipinto in due o tre modalità assolutamente diverse, che non gioca evidentemente nel prodotto, insomma, quale esso sia. Domande, quindi ti metto il fiato. Stesso brand, prodotto di qualità inferiore, certo, anche lì è l'idea poi della segmentazione del mercato, sostanzialmente, dal lato dell'offerta. E quindi sì, direi che insomma, nel caso alimentare è sicuramente più evidente, ti permette di cogliere, appunto, però insomma, è una categoria che mi sembra che si possa appunto esportare anche ad altre tipologie di prodotto. Beh, esiste, nel momento in cui esiste l'industria, la trasformazione industriale, ho l'impressione che è molto più complicato ipotizzare un processo di avatarizzazione o di auto-avatarizzazione prima della formazione dell'industria. Quindi proprio è il controluce del prodotto artigianale e del prodotto industriale, che si sovrappongono come in un'eclisse, non capisci più quale è l'uno e quale è l'altro. È lo stesso prodotto, però la nostra percezione è che è lo stesso prodotto, che sono allineati. Hanno lo stesso nome, hanno lo stesso corollario di segni, incidono sulla stessa identità, insistono appunto a solidificare quei tuoi motivi per quale acquisti quel prodotto. Quindi è certo che appunto è la sola acquisizione di un bene artigianale, cioè totale, di un bene industriale, come si sa. È la coesistenza o la sostituzione. Viene il cambiamento, cioè a dire è l'innovazione nel campo dei prodotti tipici alimentari.
tutto il filone di pensiero dell'economia agroindustriale ritiene che il prototipo non sia innovabile, perché se lo innovi altri la pubblicità. Se l'arco di colonnato lo mette nelle vasche di inox, riesce con le vasche di marmo, non è più l'arco di colonnato tipico. Poi l'Europa se lo chiede, lo faremo nelle vasche di acciaio inox anche noi, insomma. No? Però appunto ogni processo di innovazione comporta l'abbandono della tipicità. È evidente appunto che questo processo di cambiamento industriale avviene proprio un'innovazione voluta in molti casi, che modifica alla radice la tipicità. Anche qua a volte si va poi su dettagli anche difficilmente raccontabili. Lasciato balsamico tradizionale di Monaco, ok? Oggi ha una struttura organolettica in cui prevale il dolce. 20 anni fa la struttura organolettica era opposta, c'era il dolce ma prevaleva l'aspro. In 20 anni il gusto è cambiato in maniera significativa per adeguarsi al gusto prevalente del consumatore del lusso, chiaramente parliamo un po' di lusso, però tutto ciò è come lo configuriamo rispetto alla tipicità. Se in 20 anni o 30, quelli che sono stati, abbiamo deciso come consorzio di cambiare completamente il gusto. Quindi l'idea appunto che tutto sommato la tipicità in realtà sia una categoria mentale prima ancora che economica, merceologica, gustativa, cioè gusto. È una blend, gusto. C'è un mito della memoria, un qualche cosa che va a colpire nei nostri recettori inconsci e che ci predispone ad acquistare quel prodotto corrispondendo a un premio di prezzo. Per esempio, quel prosciutto che arriva dalla Slovenia, sì, e che passa 2 mesi a Parma, ha una trasformazione organolettica per cui la stagionatura nel territorio di Parma o non cambia assolutamente nulla? No, è solo la leva del marketing? Cambia, no, per carità, Parma, le stazioni di stagionatura sono poste a pedemontare in Parma dove c'è un'area meravigliosa, questo non c'è alcun dubbio, però è evidentemente più un elemento di marketing che non di sostanza, perché ho l'impressione che se il prosciutto che arriva è di qualità ottima diventa ottimo, se è di qualità mediocre rimane mediocre, anche se sta 3 mesi che dura altri anni. Quindi è chiaro che lì però l'idea qual è stata del consorzio di Parma, non potendo noi in Emilia avere un maiale per ogni appartamento, per motivi evidenti, si trattava di trovare una soluzione a come soddisfare una domanda che stava esplodendo. L'avatar del tipo di Parma qual è? È il prosciutto sloveno, olandese, austriaco che viene a soggiornare a Parma un po'. È così tanto lì. Ma non è più un po' di Parma, è un'altra cosa. Del gusto che c'è stata nel corso di decenni, di secoli, adesso corrisponde invece un'esplosione mediatica della gastronomia, c'è una correlazione tra le due cose, se c'è qual è, o se invece sono due direzioni diverse? Non lo so. La mediatizzazione del gusto, dei gusti e del tema, effettivamente negli ultimi 10 anni è stata sconcertante, così come sconcertante che quando sono andato 2 o 3 mesi fa a parlare con il comune di Modena, mi hanno chiesto di fare qualcosa per Expo Modena, il loro punto di riferimento è lo chef di Modena, non è il grande luminare, no, è lo chef di natura che ha in mano tutta l'operazione mediatica, culturale, cioè, quindi gli chef, quelli riconosciuti in quanto tali, stanno diventando i metro pensée della tutto quello che riguarda il food in Italia. Il che, da un lato, mi consola facendomi pensare che certo è una categoria che ha sicuramente idee molto chiare su cosa è food e cosa non è food, però francamente io li considero dei professionali, colti, ma insomma
no? Cioè, quindi c'è questa supervalutazione del ruolo dello chef, che sarebbe da studiare evidentemente, perché il cuoco nel passato recente non aveva questo spessore mediatico. Che sia una risposta, una reazione, vuol dire, a decenni di omogeneizzazione del gusto, è possibile che vi sia, come dire, certe volte ho pensato, finalmente c'è una revanche del gusto, no? Che finalmente ci siamo svegliati, cioè, basta, vogliamo anche noi. In realtà vado da Italy e dico no, dico che semplicemente, perché Italy ti ripropone le stesse cose, di qualità leggermente superiore al supermercato, no? Con prezzi molto più alti, intercettando un segmento potenziale di consumatori che hanno abbastanza soldi per spendere da Italy, che però non hanno un'idea di cosa sia gusto. Ora, se tu me lo dici e me lo certifichi come Italy, lo compro, altrimenti non sono capace da solo di scegliere fra questo e quel prodotto, scegliendo il migliore. Ci vuole qualcuno che me lo dica, quindi probabilmente non è una rivincita, è probabilmente un'evoluzione anche questo di anni di ossificazione, di organizzazione del gusto. Non siamo più capaci di riconoscere le differenze, e quindi troviamo qualcuno che ce lo dice e che si inventa il racconto credibile di la qualità, la costruzione, la tipicità, il chilometro zero, queste cose qua, effettivamente non siamo ben contenti di poter pagare di più perché c'è qualcuno che se lo certifica, e poi perché diventa farinetto un trendsetter. Quindi il confermo ulteriormente che allora se prende quello, allora tutti seguiamo il trendsetter. Non è più una questione legata al gusto, ma legata alla moda. Anche se diciamo in termini, se vogliamo, storici, anche culturali più ampi, un po' da sempre è una figura, chiama Bharata, della cultura indiana, e proprio è all'apice della gerarchia castale, è colui che, quindi, sia in ambito rituale che in ambito... Lo è stato fino alla fine dell'Ottocento. Infatti, quindi c'è, c'è un secolo di fuoco e non è più niente. Prima lo è nelle grandi corti, poi torna ad esserlo oggi, e poi è anche così. Il tema è interessantissimo, no? È un tema secondo me da studiare, quello delle nuove professioni e del ruolo degli chef moderni, che stanno acquisendo il potere. Cioè, non mi stupirei che qualcuno si candidasse come primo ministro, perché effettivamente, cioè, hanno acquisito una visibilità mediatica, una simpatia mediatica molto superiore a quella di altre figure. Abbiamo fatto un sondaggio per cui tra i bambini al di sotto dei 12 anni la professione più desiderata, scalzando quella del calciatore, diventa la più riuscita. È incredibile. Incredibile perché comunque diventa delusione. Più del Papa, per cui si faccia. Sicuramente la appetibilità del mestiere è... Magari. Forse tre nei prossimi mesi, per cui cassare ogni anno la crisi.